Che è posto proprio. Contento, emozionato da giocare in sempre, buona bella esperienza. Tornare sempre in Italia. Cosa pensi di questa lotta Champions, in questo momento dell'Inter, qualità di tutto un po' quello che sta accadendo? Non so, io sono fuori da queste case. Però da tifoso? Lavoro in UEFA, adesso sono parziale. Benissimo, e però ci puoi dire se almeno la tua conoscenza così profonda di Mourinho l'hai girata a Francesco Totti? Sai che c'è la voce, che la suggestione che Mourinho potrebbe allenare la Roma. Sarebbe alla un ottimo Roma. Allenatore della Roma? La Roma è una grande squadra, però non lo so, deve chiedere a lui. Io non lo so, però una squadra grande è sempre stato, quello dipende dall'obiettivo e della voglia che hai Mourinho di allenare. O no, la Roma. Sarebbe una sfida allettante per lui. Tu che lo è una piazza difficile, no? Sempre dicono che è una piazza difficile a Roma, però credo che ha più soddisfazione quando anche si vince. Come vede da portoghese invece Cristiano Ronaldo alla Juventus, se la Juventus fosse l'altro concerto? Bene, sempre Cristiano numero uno, per quello. Lo sta dimostrando qua in Italia, un'esperienza diversa dopo aver giocato in Inghilterra e in Spagna. Credo sicuramente si sentirà più completo dopo giocare in Italia. Cosa ne pensa di Zaniolo? Grandissimo, credo che la qualità, per quello deve seguire su cammino per fare una grande carriera. Luis, da ex interista, cosa pensi invece della vicenda Icardi? Si è gestita bene? Ho risposto già, io no, non sono in mezzo, per quello che credo che è importante è alla fine che la società e il giocatore si intendano per il bene di tutti. Ma da ex interista anche di Real Madrid, scusa per Daniolo, tu lo vedresti? Io non so, io posso parlare di fuori, no? Perché io adesso non sono tanto seguendo le società o il mercato. Io, quando si tratta di un giocatore bravo, logicamente di grande squadra, lo voglio manifestare. Mourinho, consiglieresti un ritorno all'Inter o un accordo alla Roma? Guarda, come giocatore, ex giocatore dell'Inter, all'Inter logicamente, però non lo so, è sempre una decisione personale, dipende dall'opportunità. Secondo te l'Inter andrà fra le prime quattro in Champions? Sicuramente sì e spero che sì. Invece okay. La Juventus la vince in Champions League con Cristiano Ronaldo? Per me è uno dei favoriti adesso per vincere la Champions, credo che c'è dopo questo confronto con l'Ajax, se passa un rivale anche favorito per giocare, adesso si mette più attrattivo la Champions, la parte finale con grandi squadre, però sicuramente la Juve è uno dei favoriti. Come può battere l'Ajax rimanendo proprio alla strettissima attualità? L'Ajax ha dimostrato che è una squadra veloce, con giocatori giovani di qualità, come sempre.